Secondo me con una doppietta di Darwin Núñez, perché con ogni probabilità il pallone era già entrato in occasione del primo gol del Liverpool, di fatto pallone neutralizzato da Meret, forse dietro la linea bianca, poi ribattuto in rete certamente da Salah. Comunque Núñez è stato l'ingresso determinante per i Reds. Ma apriamo la nostra analisi dicendo, questo è il mio punto di vista, credo che il Napoli abbia fatto anche questa sera una grande partita. Gli episodi hanno sparigliato, c'era nel bel mezzo del secondo tempo un gol del Napoli realizzato da Østigard e poi alla fine rivisitato al VAR e annullato probabilmente per il lobo di un orecchio. E il Napoli stava, quel gol aveva consentito, avrebbe consentito al Napoli di legittimare un secondo tempo di grande intelligenza, tatticamente quasi perfetto. Anche i singoli hanno disputato una prestazione importante, di certo non facile, contro una squadra fortissima. Poi, dicevamo, gli episodi, quando tutto sembrava indirizzarsi verso il risultato ad occhiali, tanto è vero che avevamo scherzato anche nella chat di Ne parliamo il lunedì con Antonio Giordano, perché ieri sera Christian Bosco aveva ipotizzato uno 0-0 finale, facendo storcere il muso a tutti quanti gli altri, e invece è arrivato l'episodio su sviluppo di calcio d'angolo, laddove il Liverpool, squadra sempre temibile, molto forte, Núñez per l'1-0 e poi nel finale, a tempo abbondantemente scaduto, ancora Núñez e ancora con la rivisitazione al check del VAR, che questa volta però ha lasciato via libera a Liverpool. In sostanza cambia poco, perché il Napoli chiude questo girone A di Champions League al primo posto, quindi si aspetterà il sorteggio con la speranza che possa essere più benevolo rispetto alle precedenti edizioni della Champions. È chiaro che nessuno vuol mai perdere, specialmente dopo una prestazione, secondo me, molto autorevole da parte degli azzurri. Andremo ad analizzare tutto quello che ha detto il terreno di gioco, ma lo studio non è cambiato per niente. Anzi, Gennaro Scarlato alla mia destra con Buonasera, bentrovati. Italia Meli e Arturo Minervini, mentre farò io compagnia momentaneamente a Corrado Saccone, dal momento che Salvatore Cagliazza sta completando la sua corrispondenza per il Roma. Allora, ragazzi, non so se avete condiviso la mia analisi, nessuno ci sta mai a perdere, specie dopo una partita così ben giocata, perché il Napoli ha giocato una signora partita. Sì, hai detto bene, è stata una partita secondo me molto molto equilibrata, con un'occasione a ambo le parti verso il 38esimo del primo tempo, quindi ti fa capire la partita molto studiata sotto l'aspetto tattica, anche ben giocata sotto l'aspetto tecnico da tutte e due le squadre. Poi verso l'88esimo più o meno abbiamo subito qualcosina, però diciamo che sono errori di piccolo conto secondo me, perché vedo nel primo gol che Kim non riesce a saltare, forse ostacolato da un avversario, da un compagno di squadra, quindi sono gol evitabili secondo me. Rimane il fatto che Napoli ha fatto una grande prestazione contro una squadra fortissima, secondo me, ma io credo che il Napoli abbia dimostrato un'ulteriore volta stasera che può giocarsela con chiunque, ed è una grande squadra il Napoli, con giocatori che non che mi hanno sorpreso, però mi è piaciuto vedere Olivera in una prestazione incredibile, non solo lui, Østigard. Østigard, Kim, Lobotka, Lobotka. È stato Secondo monumentale. me, Spalletti l'ha voluto preservare, però non si aspettava quel finale un po' così incandescente. Io l'avrei tenuto in campo, però ci sta il fatto Loro che. e Klopp hanno aggiunto centimetri, forza fisica Sì, nella hanno parte anche finale. aggiunto giovani freschi, sai, che possono dare un contributo Però. sotto l'aspetto della velocità. Però effettivamente sì, dai, magari non si pensava che nel finale potessero arrivare questi due gol da parte del Liverpool. Però sai che cosa penso? Che anche altre volte il Napoli in Champions, altri Napoli, non questo Napoli, avevano fatto delle prestazioni anche belle, buone, e poi invece era arrivata la sconfitta. Ma in questo caso, secondo me, la storia è completamente diversa. Perché questa partita il Napoli non l'ha solo giocata bene, Silver, ma secondo me l'ha dominata. Il Liverpool doveva cancellare l'onta del risultato
stato del Maradona, eppure non ha mai realmente messo in difficoltà la squadra. Dal punto di vista difensivo sono stati straordinari, secondo me. Quello che forse è mancato è stato la voglia, o forse la capacità, perché di fronte aveva un avversario che era disposto molto meglio tatticamente rispetto all'andata, di affondare un po' il piede sull'acceleratore. Io credo che se questa partita il Napoli l'avesse giocata, perché serviva il risultato, perché non partivi da un vantaggio così ampio di dover subire più di 3 gol, credo sarebbe stata diversa, e secondo me non finiva in questo modo. Trovo assolutamente insignificanti i 2 gol segnati dal Liverpool, anche perché sono veramente occasionali e un po' anche fortuiti, e quindi credo che il Napoli esca ancora più forte da questa impresa. È solo un ridimensionamento, no? Guarda, io credo invece che l'unica cosa tra virgolette non positiva sia la prima sconfitta del Napoli, perché poi al resto il Napoli ha giocato una bellissima partita, una signora partita, alla pari, ormai con un risultato acquisito, perché il passaggio del turno è acquisito, con una partita importantissima da giocare tra qualche giorno. Io non vedo nessun tipo di preoccupazione per il Napoli, anzi secondo me ha fatto una partita eccezionale. Ci sono due considerazioni da fare, secondo me, che qualche anno fa il Liverpool sarebbe entrato con la testa di dire io la posso ribaltare, cioè, invece non c'è stata mai la percezione anche loro di poter fare 4 gol a questo Napoli, perché il Liverpool si è quasi accontentato. Cioè, vabbè, Napoli 0-0 andava bene, livellando verso l'alto, poi se facciamo il gol in mischia, ecco, magari la vinciamo, così siamo tutti contenti. Il Napoli proprio ha avuto una credibilità subito di entrare su quel campo e dire ragazzi, oggi comunque noi ce la giochiamo alla pari, poi possiamo fare 0-0, 1-0 l'episodio, va bene. Un'altra cosa, siccome già leggevo un po' sui social, stavo leggendo, forse abbiamo visto un'altra gara, delle critiche assurde a Meret. Ma io non penso che un colpo di testa fatto da 1,5 metri possa avere delle colpe. Ho letto già 100 messaggi veramente Meret, una roba assurda, perché poi Meret fa una parata, che era fuori gioco. Sì, ma una parata pazzesca. Una parata su Salah il primo tempo, pazzesca. Chiedo alla regia di provare a contattare al telefono Raffaele Di Fusco. Sì. Per quanto l'orario, vabbè, ma ora anche lui avrà finito di seguire la partita, perché è veramente... Arriva un colpo di testa da 1 metro, ma no, ragazzi. Ma non siamo... Non scherziamo, è assurdo. È una follia, no? Infatti io penso che sia gente che veramente non vuole bene al Napoli, perché non è possibile. Io penso che sia gente che non capisce niente di calcio. Cioè, stravolgere anche la realtà. Non c'entra niente il bene o il male. È un gol preso da 1 metro. Comunque il Napoli ha un gran merito... E si vede in campo europeo che ha alzato l'intensità in maniera esponenziale, no? Giocato con sicurezza. Prima non l'avevi dominato. Però io ci tengo sulle prestazioni singole di Dembélé. Però io valuto tutta la squadra, perché tutta la squadra ha avuto un'intensità altissima. La differenza tra noi e le squadre europee era proprio nell'intensità. Esatto, bravissimo. Invece Napoli ha ridotto di gran parte questo gap che avevamo con queste squadre. Anche nella fisicità, tu parlavi prima di Olivera. Stasera Olivera ha fatto una partita. Ragazzi, Olivera, Kim, che ha fatto una partita pazzesca, Ostigard, che ha fatto una grande partita, di testa le ha prese praticamente tutte lui. Di Lorenzo, il solito di Lorenzo, che è una sicurezza incredibile. Noi nel computo complessivo bisogna assolutamente ricordare l'occasione del gol non concesso a Napoli, perché ragazzi, quello è un episodio che nel bel mezzo del dominio territoriale azzurro, perché in quella fase la partita si era spostata tutta nella metà campo del Liverpool, quello cambia tutto. Lì poi, non concesso il gol, c'è stata la reazione di veemenza del Liverpool, che ha sentito, sospinto dallo stadio, di poter provare, ecco, graziato di poter provare a vincerla. Comunque, il girone A di Champions League si chiude così, con il Napoli e il Liverpool a 15 punti, ma il Napoli che accede agli ottavi da primo, Liverpool secondo, l'Ajax se ne va in Europa League e i Rangers Glasgow se ne tornano a casa. Loro che erano vice campioni dell'Europa League della scorsa edizione, peggio di così credo non potessero fare, hanno battuto tutti i record in negativo. Però
insomma, 15 punti in questo girone. Tanta roba, perché ricordo le valutazioni che erano state fatte al momento del sorteggio. Vabbè, sono state fatte griglie dappertutto, in campionato qua. Non è stata già per fortuna. Già le griglie ormai. Per fortuna non è stata azzeccata una. Voglio anche ricordare, ecco, nell'ultima partita di campionato, Luciano Spalletti e anche quella con i Rangers, Spalletti aveva sottolineato l'impegno, la dedizione di giocatori come Raspadori piuttosto che Politano, degli esterni disposti a fare sempre grandissimo sacrificio. Io questa sera ho visto una prova di Osimhen di livello alto, altissimo livello. Cioè, quando si diceva che Osimhen è uno che attacca lo spazio e basta, cerca il pallone, presente. Sta dando una mano, viene incontro, sta arricchendo il suo bagaglio tattico, oltre a quello tecnico. Ha fatto un paio di cose veramente di altissimo livello. Anche di qualità, qualche livello, controllo anche, nel corpo. Anche di qualità. Quindi io veramente vedo tantissimi aspetti positivi in questa serata, per quanto ci sia stata la prima sconfitta stagionale che doveva arrivare. Se c'è qualcuno che è triste, ecco, può essere solo qualcuno che aveva scommesso sul Napoli, perché il resto, uno che tifa Napoli stasera non può essere triste. Che ha perso 2 milioni. È cagazza. Non chiamate in causa il presidente, di quello parla soltanto il suo ufficio stampa, quindi Aurelio De Laurentiis parla soltanto cagazza per i conti del presidente. Abbiamo Raffaele Di Fusco al telefono. Perfetto. Raffa, noi ti chiediamo umilmente scusa per averti disturbato a quest'ora. Buonasera. È un piacere, buonasera a voi. Allora, in studio, Gennaro Scarlato, che un pochino conosci. Ciao Raffa. Ciao Gennaro. Italia, ciao. Con Arturo Minervini. Italia, anche buonasera. Ciao mister. Arturo e Corrado Saccone. Allora, ciao a tutti. Scusami, ciao. Ma visto che il mondo social è il mondo di quelli che non vedono l'ora che succeda qualcosa per andare contro, tu sai che questo mondo è molto ricco, ma poiché ci è capitato di leggere una cosa al nostro modo di vedere folle, cioè delle critiche a Meret per quello che è successo stasera, tu che hai fatto il portiere, e tu che cosa? Ecco, bravo, ce lo chiediamo anche noi. Allora, è riuscito a prendere anche 2 colpi di testa che sono, da un punto di vista tecnico, difficilissimi, perché sono molto ravvicinati, schiacciati benissimo e potenti. Nonostante ciò, è servito un secondo tocco per andare a palla in rete. Appunto. Non so se mi sono spiegato. No, sei stato chiarissimo. In più, perché non ne abbiamo ancora parlato, nel primo tempo Meret ha fatto una cosa strepitosa, per quanto poi gioco fosse fermo, quando si è trovato... Sì, ma il gioco è stato fermo, scusa se ti interrompo, prego. Il gioco è stato fermato dopo la conclusione. E ha fatto, quella è classica, la classica pezza che si mette in portiere facendo un mezzo miracolo, detto in gergo. Ha fatto una grandissima parata con una mano di ritorno eccezionale. Quelle sono le parate straordinarie. Quella è una parata straordinaria. Poi va nitificata dal fuorigioco, ma la parata resta. Il gesto resta. Avete curiosità sulla partita, Rafa? Il Napoli non esce ridimensionato, perché secondo noi ha fatto un'ottima partita. Ragazzi, è stata una bellissima partita, a ritmi altissimi, dove le squadre, oltre ad attaccare bene, si sono difese anche benissimo. Se andiamo a vedere le conclusioni da una parte e dall'altra, non ce ne sono state tantissime, ma hanno attaccato e difeso in modo eccellente entrambi le squadre. E poi si sa che il Liverpool sui calci piazzati ha qualcosina in più, non a caso Spalletti ha inserito alcuni elementi, tipo Oliveira, che ha fatto una gran partita, per esempio, lo stesso Stigar, no? Proprio per dare manforte sulle palle alte. E, cioè, al Napoli che cosa vogliamo chiedere di più? Ha fatto una gran partita, poi l'episodio, il calcio piazzato, ci sta che chiunque può far gol, ma da un punto di vista del gioco, del ritmo, del possesso palla e tutto il resto,
non è stato assolutamente inferiore a un Liverpool che stava satanato per poter riscattarsi dopo un periodo non molto felice. Vero, vero. Italia. Posso? Sì. Ancora buonasera. Sì. Ascolta, volevo chiederti, è un discorso un po' filosofico, relativo al gol annullato al Napoli. Io credo che, insomma, sì, va bene la regola del fuorigioco, la tecnologia, tutto quello che sappiamo perfettamente, però... Poi dal punto di vista proprio del calcio, che senso ha annullare un gol dopo 7-8 minuti, forse non ho detto troppi, dai, 5 minuti di valutazioni per 3 mm di fuorigioco, dal punto di vista proprio del calciatore, insomma, che valore si può dare ad una decisione del genere? Sai, il calciatore queste cose non è che le digerisce molto. Però le regole sono quelle, quindi devono rispettarle. Indubbiamente quando ti viene annullato un gol per 3 centimetri la rabbia è tanta, però le regole sono quelle, quindi finché ci saranno queste regole a volte ti vengono a favore, a volte ti vengono contro ed è giusto rispettarle. No, ma solo... Sicuramente ci rimani male, ma annullano un gol perché avevo il tallone, la punta del piede di 3 centimetri oltre, ci rimani male. Ma poi forse anche con l'attesa, no Raffaele, ti togli un po' mentalmente perché stai a 4-5 minuti, ti consuma. Allora, sì, questo indubbiamente. Immaginate se mancavano 20 minuti alla fine, dopo 10 minuti di VAR, 5, 6, 7 minuti che siano stati, e mancavano ancora 20 minuti, che cosa sarebbero stati quei 20 minuti? Certo. È questo che fa danno al match, fa danno ai giocatori, perché non puoi star fermo 5-6 minuti in una partita del genere dove ti giochi tanto da un punto di vista non di classifica, però, ma soltanto perché era finita la partita, però se ti mancano 20 minuti diventa un arrembaggio a forza pace. Certo. Infatti è stato così, perché proprio da lì che ha avuto la forza il Liverpool di... Lì il Liverpool si è scosso, perché l'episodio favorevole, lo stadio che ti incita perché ha capito che puoi svoltare, puoi farla girare, e lì il Liverpool ha avuto una grande reazione. Comunque... Certo. Ma vedi, sì, perché sì. Anche dopo il gol del Liverpool il Napoli ha avuto un'ottima reazione. Certo. No, il Napoli è stata squadra. No, sforzano, forti. Ha fatto una gran partita. Decisa da calci piazzati, e lì può succedere di tutto. Non a caso avevamo fatto anche noi gol su calcio piazzato e poi ci è stato annullato. Sì, che è una specialità di tutte e due le squadre, perché il Napoli si sta specializzando ormai da due stagioni a questa parte anche sugli sviluppi di calcio piazzato. Va bene, Raffa, sai a chi è andata di lusso? Tu lo sai perché sei nella nostra chat, ne parliamo il lunedì. È andata di lusso ad Antonio Giordano. Sì. Perché ieri aveva chiuso la trasmissione, si era chiusa così. Bosco che dice... Ragazzi, domani finisce 0-0. Mi dimetto da me stesso se finisce 0-0. È vero. All'83esimo nella chat. C'è da dire anche che è a rischio una cena, se non sbaglio. Sì, sì, avesse vinto Bosco, tutti noi avremmo dovuto offrire la cena. Sì, però scusate, alla fine sapete la conclusione banalmente qual è? È che in Italia, per un motivo o per un altro, non si dimette mai nessuno. E quindi neanche... L'altra considerazione filosofica. Stasera vi dedico a questo tipo di considerazione. Dopo le perle di Gaiazza. Però scusami, Raffa ha letto. Giordano all'83esimo di questo Liverpool-Napoli ha scritto: mi dimetto da me stesso e lo renderò ufficiale. Alla fine com'è andata? Che è stato salvato dal risultato, 2-0. Non si dimette mai nessuno. È una tendenza italica. Ma tu in un paese dove non si dimette nessuno vuoi le dimissioni di Giordano? Ma per carità, ma non scherziamo. Raffa, grazie, scusa. Grazie a voi, grazie figurati. Ciao. Grazie a Raffaele Di Fusco. Va bene, quindi ora il telefono è a vostra disposizione. C'è un amico al telefono da 20 minuti. Gli chiedo subito scusa. Vediamo chi è. Pronto? Ciao Silver, Salvatore. Sto aspettando da 20 minuti, ma Chiedo scusa, Salvatore, umilmente. No, ma quando mai?
Buonasera a te, buonasera ai due. Buonasera, vai. Allora, 3-4 considerazioni. La prima, per tutto il secondo tempo, dal decimo minuto, ho cominciato a pensare a quello che hai detto tu, cioè pensavo a Giordano che ieri sera aveva detto mi diverto da me stesso, e mi veniva da ridere, che dicevo guarda nuovo, è così. Poi volevo dire... Aspetta, Salvatore, scusami, visto che mi è parso di capire che abbiamo anche un'altra linea, potremmo chiamarlo. Proviamo a chiamarlo, Giordano. Comunque sì, però, vai avanti, non Salvatore. Non perché... Ah, starà scrivendo. Nella... Vai. Bene, quindi va bene così. Vai. Allora, io volevo dire tre cose. La prima, stiamo da anni dicendo che il Napoli, per quanti risultati otteneva, era una squadra che comunque non aveva acquisito la mentalità. Stasera io ho visto una squadra che aveva la mentalità. Sì. Stasera il Napoli si è presentato in campo e ha detto noi siamo il Napoli. Poi voi siete il Liverpool, come si dice a Napoli, non è una cosa volgare, un proverbio, si è misurata la palla perché esistono anche gli avversari. Però non è andato là dicendo noi si veniamo qua a fare le vittime sacrificate. Noi siamo il Napoli e ci giochiamo la partita da Napoli. Poi vada come vada e alla fine vince il vincitore. Perché poi alla fine comunque chi segna te ne sembra ragione. Hanno segnato. Certo. Per quanto riguarda Meret, è davvero assurdo criticare un portiere quando Orsi, che faceva la telecronaca Sky, ha detto ha fatto due miracoli e doveva essere aiutato da un compagno che deve supportare il portiere. Ma la verità, per Raffaele di Cusco e per Gennaro, ti abbraccio e saluto perché hanno vestito la maglia del mio amore, per cui non si dice, non c'era bisogno di Orsi visto che c'era stato Raffaele, però per dire che Orsi l'ha detto prima di Raffaele, senza contare le parate che ha fatto, prima tra tutti quella poi sul fuori gioco, perché se là non è fuori gioco, quella ha salvato il risultato. Poi voglio dire un'altra cosa. Sì. Se vi ricordate, a 10 minuti dalla fine se ne stava andando Salah in campo aperto e Kim gli è corso appresso e gli ha tolto il pallone. E quella è una cosa allucinante. E alla fine l'ultima considerazione, noi abbiamo un giocatore veramente che è un fenomeno, veramente un fenomeno, che è Lobotka. Cioè quello è veramente io è stato anche detto in trasmissione un paio di lunedì fa, io quando vedo Lobotka, Gennaro, tu, gli amici se lo ricordano, io vedo in un qualche modo giocare un signore che si chiamava Beccalossi. Più forte fisicamente, proprio classe, è proprio classe, anche con caratteristiche un po' diverse, proprio intelligenza pura messa in mezzo al campo, veramente è una cosa per cui io sono felice. Mi dispiace che chiaramente abbiamo perso, onore però... agli avversari che arrivano secondi dopo di noi. Hanno fatto per due volte le finali di Champions League, una volta l'hanno vinta e l'anno scorso l'hanno perso, onore all'avversario, però noi siamo il Napoli. Benissimo, Salvatore, mi piace molto. Anche bene per chi se l'aspettava, finalmente sta sconfitta, è arrivata. Noi ci vediamo sabato. Mi piace molto questo tuo interesse. Un abbraccio a tutti, in modo particolare a Gennaro per la maglia. Grazie, buona serata. Grazie, grazie Salvatore, mi piace molto questa tua analisi. Di cosa stavate... Io ho detto che secondo me Beccalossi è un po' diverso, insomma, fisicamente Lobotka, al di là dell'essere brevilineo rispetto a Beccalossi, insomma un fisico un po' più tracagnotto, ma credo che Beccalossi vedesse molto più la porta di Lobo. Sì, però è proprio un'altra ruota. Quello che invece mi ricorda, secondo me il paragone ci sta, lui insomma è un po' rizzelato, io dico che Iniesta che la tipologia del calcio, però parliamo però ragazzi però Ida, Iniesta parliamo dei 3-4 più forti della storia. Sono d'accordo con te, ruolo, Però ricordati che sono anche le squadre che fanno la grandezza di un calciatore, e in quella squadra Iniesta è diventato Iniesta. Io credo che ti invito a andare su YouTube e vedere qualcosa che faceva Iniesta in mezzo a quel campo, forse più Xavi. No, ma poi era più triploma, Iniesta saltava tutto. Sempre perché non, ma non fate i paragoni. Vabbè, ma io lo so. Una cosa volevo dire, le seconde di stasera sono l'Inter e poi una grande notizia è arrivata da Marsiglia, perché il Tottenham stava finendo secondo e quindi poteva essere beccato al Napoli, invece al 95esimo ha ribaltato la gara, quindi Tottenham primo e secondo l'Eintracht. Ottima cosa. L'Inter la può incontrare. E nemmeno il Liverpool, quindi in realtà di quelle solo Bruges, che è arrivata seconda col Porto, e l'Eintracht.
Allora, io vi prego, poi quando sarà pronto Cagliazza, ci siamo quasi di accoglierlo con un grande applauso, anzi vi alzerete, ci alzeremo tutti in piedi. Sì, sì. Detto questo, c'è Silvio al telefono. Buonasera Silvio. Buonasera a tutti. Ciao. A tutti gli ospiti, Arturo, Italia. Ciao Silvio. Gennaro, tutti. Aspetta Silvio, se vuoi alzati anche tu, eccolo Cagliazza. Dei nostri, ha finito la sua corrispondenza per il Roma, mentre Antonio Giordano ha declinato il nostro invito ad intervenire gentilmente, cortesemente, perché comunque sta scrivendo per il Corriere dello Sport. Scusa se ti ho interrotto Silvio. No, ma ci mancherebbe. I miei prigioni. E poi per Cagliazza questo è tanto. Comunque, grazie, comunque volevo dire, chi stasera critica Meret, non lo so, non vorrei dire da TSO, ma almeno diciamo è strano, diciamo, una cosa veramente strana, un po' come quando si criticava Insigne sempre continuamente, non lo so, sono persone strane. Meret veramente ha fatto delle belle parate, ma voglio dire, avete parlato anche con Raffaele, c'è stato anche Orsi in telecronaca, non lo devo dire io. Invece una cosa strana la voglio dire io. Ospedale ha fatto una buona partita, però preferisco sempre Rahmani, perché Rahmani quando costruisce o quando lancia è un altro discorso, è proprio un altro discorso. Ostigar non ha questi grandi piedi delicati, è un giocatore che si impegna, bravo. Non è neanche la sua peculiarità, cioè non è... Non l'ho visto nemmeno buttare via qualche palla. Forse ha forzato un paio di lanci all'inizio di gara, però l'ha un po' forzata la giocata, forse esatto. Questo è vero, però allora, ci può stare. Dobbiamo metterci pure nei panni di sto ragazzo. Comunque, era all'esordio, la seconda. Ha fatto gol contro i Rangers. Come sì. Mi piacerebbe sempre essere equilibrato, certo. Ci riesco poche volte. Ripeto, Rahman io me lo ricordo bene, non proprio il primo poi che fece quella fesseria, vabbè, però voglio dire ultimamente un giocatore che poi quando costruisce Silvio, per me Rahmani è il titolare. Esatto, sì, cioè per sì, me. Perciò, sì, ma per fatto, come stanno diciamo, le cose torna a gennaio. È il titolare con Kim, però il Napoli, ragazzi, è passato sotto traccia l'infortunio di Rahmani, il che vuol dire che hanno fatto strabene Juan Jesus e Østigard. Assolutamente. Questo è un po' il discorso. Sai una cosa, secondo me Rahmani è un giocatore che è cresciuto tantissimo e ci sta benissimo in questa difesa, ha aiutato molto anche Kim nel reinserimento, però io vorrei andare un po' oltre, considerando anche la giovanissima età di Østigard. Io credo che Rahmani possa arrivare fino ad un certo punto. Secondo me Østigard è uno di quelli che ha grandissimi margini di crescita, e soprattutto interpreta in maniera estremamente moderna e funzionale il ruolo. Comunque, scusami se entro, vai Silvio. Vogliamo far completare Silvio, poi dopo sentiamo Salvatore. Solo due cose, una è importante, l'altra di meno. Cioè, comunque il Napoli è entrato in campo in un modo diverso, non dico che abbia fatto il catenaccio, assolutamente sarebbe ridicolo, però voglio dire, comunque con un bagaglio di tre gol, quindi comunque la partita l'ha giocata in un certo modo, quindi chissà che addirittura in uno scontro diretto, eliminazione diretta, avrebbe giocato addirittura più veloce, sì, perché qualche volta ha rallentato così, quindi diciamo così. Poi un'altra cosa, questa è la cosa importante sinceramente, in una trasmissione, non faccio nomi di persone che non stanno lì, lo so che non mi interessano, questa è una cosa importante, in una trasmissione, pressing per non fare nomi, si parla subito, sì, del discorso dell'Inter, quello che è successo in curva, criminali veramente, sappiamo tutti quello che è successo, subito a taglio, perché ha fatto televisione, no? Sa quando si fanno dei montaggi, subito a taglio, per quasi equilibrare quella cosa, hanno messo la sciarpa di Caraschelia che lancia al Giorgiano, che il napoletano la ruba, e è un giornalista, chiamiamolo così, napoletano, è uno schifo, è uno schifo. Zazzaroni, che non è napoletano, ha detto sì, un attimo, non confondiamo le due cose. Giusto. Non mettiamo proprio vicino queste assolutamente due cose. Sono veramente sì. Io resto inorridito da questa cosa. Ma perché... guarda, ti dico la verità, io non ci vedo la volontà, ci vedo incapacità. Sono brocchi. Per sì, me, però in una cosa no, per me sono brocchi. Poi chi lo fa per mestiere, chi lo fa bene, però... suona. Cioè, qualche settimana fa, insomma, se ad un giocatore del Napoli fosse accaduto quello che è successo a Teo Hernandez, che gli sono entrati in casa, hanno sequestrato la moglie e figlio, si sarebbero aperti
i giornali per giorni, certo, la vita in diretta, Carmelina lì che sta, come si chiama? A Canale 5, si chiama Carmelina. Ma Barbara D'Urso si chiama Carmelina, non sai niente, devi essere preparata, altrimenti con me non puoi parlare, tu non puoi parlare di interlocletta e di tennis solo. Noi veniamo da tanti di questi episodi, tu dici scarse, sono scarse, eccetera, non lo so. Vorrei questa veramente molto, perdonate, ma è anche questa molto grave, forse più grave ancora di questa. Abbiamo visto tutti Casdort si bloccare contro Irrati. Sì. Irrati caccia il rosso, era per Casdort. Poi che cosa fa? Fa quel pestone e quello gli è costato caro, perché dopo è andato un dirigente della Roma e ha detto: che fai? Dici che è per uno dello staff o noi ti facciamo una guerra incredibile? E caso strano, Carlop non è stato espulso, non era per lui ed era per... Quindi signori, io da quando coordinavo Vai con lo Sport con Guido Presti Simone, cioè di queste cose, ne ho viste e sentite tantissime, veramente, veramente tante. Vi ringrazio per tutto. Grazie Silvio, grazie, un abbraccio, un abbraccio. Comunque grazie, posso dire che chi domani o stasera... Chiede, no, chi stasera parla... Zero nelle casse di stasera critica... La prestazione del Napoli, dice che il Napoli è stato sconfitto, per me è malafede, perché deve cambiare mestiere, se fa parte dei nostri colleghi, deve cambiare tifo, bravo, se sono dei tifosi, perché bravissimo. Ne parlavamo con Gennaro e pure con Corrado e con tutti, per me la cioè andare ad Anfield con la pressione che non devi subire più di 3 gol altrimenti vai fuori, con la Coppa che canta, lo stadio pieno, con una squadra di, squadra di fronte fortissima, ed avere il possesso palla uguale a un certo punto nei primi 45 minuti e segnare. Io non avevo mai visto un fuorigioco di orecchie, sinceramente, ho visto ogni tanto un fuorigioco di piede, però per la prima volta ho scoperto che esiste il fuorigioco dell'orecchio, cioè guarda, va sui libri di storia. Io credo che stasera, ma poi quel fuorigioco con la linea sembra che non essere... sono l'uomo dei conti, stasera piange solo Aurelio, perché ecco, fino ad un certo punto ha detto vabbè, mi accontento dei 950.000 euro, ma ha detto ragazzi vedete, fare una colletta perché qua le cose non vanno bene. Intanto ha guadagnato 14 milioni di euro in 5 partite consecutive, spero che lunedì il sorteggio, cioè, perché l'unica volta che Napoli l'ha fatto con Ancelotti, è arrivato primo, ha preso il Real Madrid come secondo, quindi speriamo poi Arturo... Dai, qualche seconda buona già uscita, speriamo domani che vada tutto come deve andare, però importante secondo me il Tottenham, perché chiaramente sarebbe stato un avversario duro che magari a gennaio può anche comprare. Quindi per fortuna il Tottenham l'ha ribaltato. Vedendo un Napoli come ha fatto il girone di Champions, cioè ragazzi, sai cosa? Noi abbiamo abbiamo fatto la stessa cosa con l'Europa League. Erano altri tempi, diverso, c'era però, il Covid, la squadra è totalmente all'andata col Barcellona, al ritorno ci hanno preso a pallonate. Sì, ragazzi, noi abbiamo vinto un mondiale beccando l'Ucraina e l'Australia, per dire, no, che poi ti aiuta, arrivi alla semifinale, lì può succedere di tutto, batti la Germania, entri nella storia, vai in finale. Però voglio capire però cosa un sorteggio dice positivo all'estero. Ce lo meritiamo, proprio per quello che abbiamo fatto nel girone. Allora, mentre Cagliazza cerca di capire cosa dice Spalletti in conferenza stampa, noi ce ne andiamo in pubblicità, non prima di aver salutato l'amico che è in attesa al telefono. Pronto? Pronto, sono di noi io, Ciro da Lucena. Ciro, allora, 2 minuti di pubblicità e siamo da te. Eccoci, rientriamo in diretta, sono le 23:35 minuti, resteremo insieme ancora per 21 minuti. Un po' di messaggi che arrivano anche dalla pagina Facebook di Canale 8 dove siamo in diretta. Nicola Esposito, ottimo Napoli, grande Meret. Salvatore Avolio, sconfitta tanto immeritata quanto indolore, il VAR giustamente ci toglie un gol e ne dà uno al Liverpool, ma viva il VAR, ne abbasso gli arbitri italiani. Quindi questo amico continua, tiene la sua posizione. E aggiunge, il Liverpool vince con 2 palle inattive, il che fa capire che comunque Spalletti ci aveva visto giusto con la formazione molto fisica, speriamo di recuperare le energie tante spese per sabato. Questo è un argomento, è un tema serio, quello che hai speso, Corrado, in vista della sfida di Bergamo. Ho speso tanto, però ti ripeto, il Napoli c'ha una rosa importante, c'ha una rosa con tanti giocatori che sono motivatissimi, sai, prendiamo Simeone. Simone non ha giocato con
che voglia vorrà giocare la partita con l'Atalanta, se eventualmente verrà chiamato in causa. E però poi, se io ti faccio la domanda, certo. Spalletti ha intenzione, immagino, di andare lì per giocare con Osimhen, con Kvaratskhelia. Questo non lo sappiamo, bisogna vedere, perché lui sicuramente studierà bene la partita e troverà la... No, per dire, scusami, perché non ho completato, quanto è difficile che questi possano recuperare al meglio per... Ma l'hanno la... Mai corrà perché... Ma sai, ci sono i mezzi per recuperare le energie, ti ripeto, io la gestirei con un recupero con posturale, un recupero di anche un riposo attivo, cioè non per forza ti devi allenare, cioè ti devi, la partita si può preparare anche in una sola giornata, non è che devi riprovare 30.000 volte la stessa azione, cioè tu la partita la studi. In genere noi quando siamo con Benitez, per esempio, davamo le chiavette dell'avversario, ognuno di loro si studiava l'avversario, alla fine negli ultimi due allenamenti tu lavoravi, cioè non è che ma tu lavori 10 giorni per una partita. Io credo che era peggio se fossero andate via le energie mentali, siccome questa partita dal punto di vista mentale era tranquilla, perché Napoli, te l'ho detto prima, nel primo tempo di questa trasmissione ho detto Napoli comunque passa, quindi l'energia mentale là era più uno sfizio di passare da primi per come si era partiti in questa fase a gironi, no, perché quando c'è stato il sorteggio dici madonna mia, ma questi mo ci prendono a pallonate, ed invece Napoli è passato primo, 15 e 15 punti, differenza reti, passa il Napoli, e come dice giustamente Spalletti, bisogna fare solo i complimenti a questi ragazzi per come si sono comportati anche questa sera, e quindi credo che, come dice Corrado, l'aspetto fisico è risolvibile, è l'aspetto mentale che a volte ti porta via energia, rischi di andare a Bergamo a scarico e non andare, questo è il caso. Invece secondo me esce con una certezza in più il Napoli stasera, è quasi un investimento secondo me che hai fatto, meglio però... così, nel senso che adesso sei testa bassa, c'è meno pressione, sta striscia di vittorie, di vantaggio, anche io penso che loro, posso dire sinceramente, non è che non sentono il dramma, peso delle vittorie, anzi ero felice di farne un'altra, però facciamo i conti, tornano stanotte da Liverpool, domani è mercoledì. Domani sicuramente se si incontrano, si incontreranno di pomeriggio, non credo che il mister dia... Guarda, loro tra un paio di due ore saranno a Napoli, quindi... No, ma non partono subito, arriveranno secondo me intorno alle 2-3 di notte. Non lo so se con il charter è quasi mezzanotte adesso, devono arrivare da lì. Ma c'è il charter e parte, non so. Insomma, in media arrivano tra le 2, le 3 o anche le 4 di mattina del giorno dopo. Chiaramente non si possono vedere al mattino a Castelvolturno, magari si vedono nel pomeriggio, domani è mercoledì. Hai giovedì e venerdì, perché sabato alle 18 si gioca a Bergamo. Io credo che sicuramente c'è la possibilità di recuperare, però un po' insomma di stress e di disagio l'ha accumulato questa ma squadra, anche Spalletti ha fatto poi non credo sia scusante questo, che ti dico la verità, Olivera lo tiene in panchina a Bergamo. Il Mario Rui poi eccezionale che abbiamo visto in campionato, chi gioca, quello sono al di là del valore delle persone che hanno giocato chi stasera potrebbero giocare fresco questa partita, ma ti dico, cioè, non credo, loro adesso andranno via, sì, arriveranno a casa, non dormiranno, perché dopo la partita a Gennaro tu sai, no, non si dorme mai, non si dorme mai, quindi c'è l'abitudine a non dormire, perché l'adrenalina è alta, non perché fa dormire. Però domani hanno la possibilità di riposarsi, ti ripeto, con massaggi, posture, acqua calda, acqua fredda, corsettina, lavoro aerobico, c'è un modo. Poi hanno un'altra giornata per fare un lavoro non di altissima intensità, cioè ormai non devono mettere benzina in questo momento, ma poi il discorso solo preparare, è un mantenere. Un discorso quindi diverso quando secondo come diceva cose... Salvatore, è sotto l'aspetto mentale, però sotto l'aspetto mentale per me questa sera è uscito molto più forte il Napoli. No, effettivamente l'aspetto mentale è fondamentale in questi casi, perché tu stai venendo da un periodo di risultati positivi, quindi di prestazioni di un certo livello, la mente è diversa. Se tu per esempio hai una sconfitta che magari ti costava la non qualificazione, era totalmente diverso, quindi andavi a sprecare molte più energie mentali e nervose. Quindi io credo che il Napoli riesca a recuperare anche in breve tempo, e poi c'hai le tante alternative che ancora adesso, ad oggi, ti hanno dimostrato che tu effettivamente puoi contare su tutti. Assolutamente. Ma io credo che
Veniamo Ciro, eh. Io credo che Gasperini, se già era preoccupato prima per aver visto il Napoli in campionato, ma anche in altre partite, lo è ancora più dopo questa partita di stasera. Perché vogliamo dire, tutti i Scavini, tutti questi giocatori belli che c'ha lui, ma questi erano dei mostri sacri e hanno vinto la partita su due calci d'angolo fortuiti, fortunosi, fortunati, così come li vogliamo chiamare. Però la partita era, per dirla alla Cristian Bosco, era da 0-0. Però poi arrivano questi gol, ma che secondo me, ripeto, lasciano il tempo che trovano, perché il Napoli secondo me può festeggiare un primo posto strameritato, un primo posto dove ha dettato legge calcistica ovunque, anche questa sera ad Anfield. Bravo. Aspetta, perché si è palesato Cristian Bosco, che sta rivendicando e scrive: per il risultato under auspico menzione speciale con tanto di frame video. Marcolin dovrà offrire una cena e Antonio Giordano ha asserito che si sarebbe dimesso da se stesso. Ovviamente le dimissioni vanno respinte. E ha beccato il risultato under, lo ha beccato. Va bene, andiamo al telefono. Ciro! Niente, volevo fare giusto un po' di analisi di questa partita. Vai. Una sconfitta immeritata proprio, perché contro la VAR o il VAR, come si vuol chiamare, non si vince, perché per me il gol di Ostica è netto, perché stavano uguali, non stavano più la spalla più avanti, era netto il gol. E poi c'è un calcio di rigore su Osimhen. Quindi allora con la VAR non possiamo vincere. In una partita detto come questa qui non è mai calcio di rigore. Ostica, come sono d'accordo con la signora Italia, Ostica come difensore, se ha continuità, è molto più forte, diventerà più forte di Rachmani. Cioè, secondo me su questo non ci piove. Per quanto riguarda, ragazzi, dobbiamo solo ringraziare questo Napoli di stasera, anche se abbiamo perso immeritatamente. Bravi ragazzi, c'è stato un po' di qualche pecca in difesa, però si sono ripresi. Dico solo una cosa, che questa sconfitta era più carica e un po' di cattiveria contro l'Atalanta. Allora, io ho capito. Ciao, io ho capito perché quest'arbitro tedesco, così come diceva Italia prima della partita, ha scarso feeling con i cartellini. No, è proprio scarso. È scarso, è diverso. Ho capito perché non lo designano per le grandi partite, perché è veramente scarso lui. E tutto il suo gruppo che ha portato anche al VAR. Che ne sai? Che lo so, perché il VAR, e mo ti dico pure, ti stupisco. Il VAR è tedesco, la VAR è svizzero. Quindi voglio dire, siamo là, parlano tedeschi tutte 6 o 7 che stavano lì. No, ma è scarso, dai, è scarso. Cioè, un VAR che ci mette 7 minuti per decidere se il gol di Østigard. Però non era facile, ragazzi. Ma io vorrei capire solo e poi ti inventi, e no, poi chiedo pure a voi il fuorigioco. Ma l'elaborazione il fuorigioco così dell'orecchio, dai, ragazzi. Cioè, prima che c'erano le linee, io no, non pensavo che stesse uno specialista a Torino. No, ma cioè, con la linea, male, quello non è fuorigioco, probabilmente. Bene, secondo dai. Me è fuori con l'elaborazione. Posso dire, anche un accanimento, perché se ci hanno impiegato 7 minuti, Silver, vuol dire che veramente era praticamente è veramente scarso. Sì, però, sono d'accordo con te. Però posso dire una cosa, è sbagliata la regola, come diceva. Cioè, uccide lo spirito secondo del gioco. Me non puoi, non d'orecchio. Puoi, non puoi. Aspettate, c'è Antonio Giordano. Antonio! Eccomi. Antonio, ma sapessi... il quasi. Partiamo dall'essere seri, perché è stata una grande partita del Napoli, ce la siamo goduta, il Napoli ha fatto veramente, secondo noi, una partita importante. Poi, la cosa semiseria e divertente è che hai rischiato seriamente di dimetterti da te stesso. Ecco. Si è dimesso. Allora, la parola dimissioni. No, si è dimesso da noi in questo caso. La parola dimissioni, come vedi, Silver, succede sempre qualcosa. Perché io non ho ancora visto una persona che veramente si dimetta in questo paese. Vabbè, ma neanche nessuno Italia voleva la testa. Ma neanche Giordano, Giordano l'avrebbe fatto, perché avrebbe detto: vabbè, il gol di Østigard era regolare. A parte l'esperto di Torino, la ringoiata. Datemi il segnale, c'è Giancarlo? Sì, Giancarlo, ciao. Ciao Silver, ciao Giancarlo da Napoli. Sì. Buonasera a tutti voi.
ai tuoi grandissimi ospiti. Niente, che dire, siamo sempre una bellissima squadra. Aspetta, quanto... Giancarlo, scusami se ti interrompo, abbiamo recuperato Antonio Giordano. Antonio. Prego, prego, non ci sono, eh? No, non ti sentivamo più, avevamo veramente temuto che ti fossi dimesso. Però poi alla fine ho letto ora il messaggio, hai rivendicato, però abbiamo tutti ragione, se danno con la Ostigard è 1-2, quindi non sarebbe stato più under. Parlò dentro una bella partita dal punto di vista tattico, devo dire, una grande partita dal punto di vista tattico, è vero, tanto del Napoli quanto del Liverpool. E devo dire che l'atteggiamento del Liverpool testimonia una volta di più, bravo Tonino, lo spessore del Napoli in questo momento. Esatto. Perché se il Liverpool viene a giocare contro di te con un riguardo, con una forma d'ossequio della fase difensiva, vuol dire che ha paura seriamente. Sì, è così. No, comunque rimangono i segnali. Ha ragione Antonio, perché vedere un Liverpool che va due volte in finale negli ultimi 2 anni di Champions e una l'ha vinta, avere rispetto del Napoli in quel modo e rischiare di pareggiarla facendo un favore a Bosco e non al mio amico Giordano, perché figurati io come sarei stato se lui si fosse dimesso da se stesso e non averlo più al mio fianco di lunedì. Ma in Italia non si dimette nessuno, ma ti pare che mi dimettevo? Ma tu sei di Cava, mica sei di... Cava è in Italia. No, anche perché la chiamano la Svizzera del Sud, quindi non sta in Italia lui, sta in Svizzera. Sì, noi siamo nei club, ecco. Vabbè, ritorna pure a scrivere, grazie per la disponibilità, Antonio. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, grazie. Giancarlo, torno da te. Silve, di nuovo buonasera a te e a tutti i tuoi graditi ospiti. Niente, stavo dicendo, Napoli, per dire, bellissimo, veramente abbiamo giocato e poi penso che anche voi avete notato che Klopp stasera era particolarmente teso, sì, perché ogni volta che lo inquadravano aveva gli occhi da fuori, quindi adesso c'è la bellissima Italia, per fortuna non mi fanno vedere a Klopp, quindi è già qualcosa di meglio sicuramente. Sì. No, volevo giusto dire una cosa tecnica, se voi siete d'accordo. Mi sembra che purtroppo stasera per la tipologia di gioco che c'è stata, che è stata molto al centrocampo, quindi molto fisica, non abbiamo sfruttato al massimo la nostra forza sulle fasce, quindi diciamo abbiamo avuto un po' di difficoltà nelle ripartenze, almeno a me quello è sembrato, ma per il resto nulla da dire, perché abbiamo fatto veramente un partitone. Purtroppo su due palle inattive ci sono toccati questi due gol. E poi una cosa sul fuorigioco, e vi saluto a tutti. Sì. Ma dal fermo immagine che sta girando anche su, insomma, sui canali social, su Facebook e quant'altro, ma cioè io voglio capire, il fuorigioco è calcolato dalla spalla del giocatore, cioè le braccia non fanno parte del fuorigioco, oppure fanno anche parte le braccia? Perché veramente veramente l'orecchio. Io penso ogni parte ogni del corpo. Vabbè, volevo giusto questa precisazione, perché veramente... Ma infatti è molto confuso. Cioè, è veramente assurdo annullare un gol veramente di una spalla, di un orecchio. Fa male, questo fa male, sì, però sempre forza Napoli, sempre. Così sabato andiamo con forza... A Bergamo. La nostra Bergamo, sì, che ci adorano tanto, come sempre. Assolutamente, noi ricambiamo con tanto amore verso sempre, tutta sempre, l'umanità. Sì. Ciao Giancarlo, questa è la differenza tra noi e gli altri. Ciao allora, Giancarlo, grazie. Io sorrido quando... Allora, chiama in causa i tecnici, noi abbiamo qui un tecnico e rispondi tu. No, volevo dire che io sorrido quando sento, ma non era il caso del nostro telespettatore al telefono, ma leggendo... quando dice, però non abbiamo calciato tante volte in porta. Ragazzi, ma avete capito chi c'era dall'altra parte? Ma anche il Liverpool ha calciato in porta. Vogliamo capire. In occasione mi sono arrivato al 28esimo. Che secondo me dobbiamo alzarci in piedi per la prova di un certo Mattias Oliveira, che all'egiziano a Tutankhamen là non gli ha fatto vedere la palla. Ci ha fatto quel gollazzo così. È rientrato scatenato. Comunque. Eh no, ma perché mi arrabbio? Ma perché da... cioè, io, ha ragione. Non si può, lo racconta non in si maniera può, colorita, non si ma può sentire veramente dire il Napoli ha perso.
Questa parola, parola sconfitta. Bello il fatto che non sia andato troppo sugli esterni, dove c'erano Alexander Arnold e Tsimikas, che è un giocatore forte. Come? Beh, ma da entrambe le parti, anche Salah è stato molto molto limitato, anche dall'altra parte. Alexander Arnold non ha spinto quasi mai. Esatto. Lo stesso Di Lorenzo, qualche sortita in avanti l'ha fatta, però. E Kvaratskhelia era diverso rispetto alle altre volte, ma poi ci sono gli avversari. La partita è stata concentrata proprio a centrocampo, dove tutte e due le squadre, secondo me, avevano una grande capacità di reagire alla palla persa. Quindi era un continuo lottare. Perdere, recuperare. Perdi palla e la recuperi, perdi palla da tutte e due le parti. Quindi per questo ti fa capire una partita con poche occasioni e concentrata soprattutto nella parte centrale. No, volevo soltanto poi concludere il discorso sull'arbitro, che ha confermato tutta la sua inadeguatezza, perché a proposito di Kvara, nel primo tempo Kvara ha preso un sacco di botte, ma anche botte, contatto, mani addosso, insomma cose scorrette che fanno parte del gioco del calcio, però che insomma un arbitro dovrebbe tenere a bada, e è stato tollerato dal tedesco. Ma tu prima mi hai fatto una domanda dietro le quinte, no? Come lo marcheresti? Ah, ecco, che secondo me è una domanda interessantissima da fare al nostro capitano. Io che non ero tanto veloce, ti ho detto, o mi anticipavo, mi abbassavo un pochettino prima, cercando di togliergli quella profondità. Effettivamente un metodo per la bottarella, quelle sono trucchi astuzia del mestiere, no? Che quando trovi di fronte un giocatore talmente bravo, cerchi di limitarlo in tutti i modi. Comunque Spalletti dice sul sorteggio: più cattiva ce la fanno trovare e più contenti siamo. Fantastica, lo dice lui allora. Questo non ci crede, ma no, è chiaro. Anche Klopp comunque è stato paragnosta alla vigilia. Alla vigilia, ma è stato onesto stasera dicendo il Napoli merita la vittoria del girone perché è una grande squadra. Quindi avere rispetto da questo signore che in panchina ha fatto 100 presenze tra Borussia Dortmund e Liverpool, e portando la squadra in finale 400 a Liverpool. No. Questa sera era la presenza numero 400 alla guida di uno dei club più importanti. Comunque prenoto degli TSO per chi si permette di dire che Napoli ha perso. Di Canio, per esempio, a Sky ha criticato Meret, dice: non è possibile che il portiere finisca con i piedi dentro la linea di porta. Quindi dice che è un errore sul primo gol. Vaticano gli perdoniamo tutto. Per il gol al Milan. Gran gol. Allora, vediamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, ciao Silver, buonasera, sono Pasquale. Ciao Pasquale, vai tu a chiudere la nostra trasmissione. Dalla Senti, sarò brevissimo. Innanzitutto complimenti a te e alla tua trasmissione, e sei l'unico giornalista che io seguo con interesse per l'equilibrio e per la serietà con cui affronti le tematiche del calcio. Grazie di cuore. Poi consentimi di dire a Salvatore Cagliazza che per me è un mito, veramente un mito sotto tutti i profili. Grazie. È simpaticissimo ed è molto bravo, senza nulla togliere ai tuoi ospiti. Sarò brevissimo però, vai. Tre riflessioni. La prima, ho visto un Kim mostruoso. La seconda, che ho visto un Dombele che si sta mettendo in forma e che è un grande recupero per il Napoli. La terza, ritengo che se Osimhen fosse stato in campo, quei due gol sui colpi di testa non li avremmo presi, perché quella zona centrale dell'area di rigore l'avrebbe presidiata lui. Vero. Cosa ne pensate? Un abbraccio a tutti. Grazie Pasquale. Grazie, cosa ne pensate? Siamo d'accordo. Ottimo. Ma forse sul gol l'ho detto prima, Kim non riesce a saltare, non ho capito per quale. È rimasto piantato. Per secondo me se stacca la prende lui. Ci sono arrivati tre dietro. Però la presenza di Osimhen è fondamentale, per carità. I calci da fermo nel Napoli è fondamentale. Aver perso i suoi centimetri sicuramente ha creato difficoltà. Tutto questo all'88esimo, vorrei ricordare, una partita nella quale tu sei qualificato come primo nel girone di Champions League. Io trovo tutto questo estremamente normale, non la considero una sconfitta. Al limite si è toccato un po' l'orgoglio dei ragazzi, li farà soltanto arrivare più arrabbiati a Bergamo. Ma poi nella valutazione quello non lo puoi dimenticare. Il fatto che tu all'88esimo ormai eri primo, eri tutto a posto, quattro come fai non li prendi. Perché se questa gara è in bilico, magari veramente Osimhen non lo togli, anzi, magari ti copri, puoi mettere un saltatore in più. Ma come diceva Gennaro, immagino se il Napoli se la fosse dovuta giocare per la qualificazione, la perdeva così 2-0. Oppure questi, cioè, che cosa si sarebbe scatenato se questi avessero vinto 4-0?
e noi saremmo passati di... No, ma non è successo, non è impossibile che accadesse, quindi sì. Non va preso. La prestazione è molto solida, una prestazione molto, molto solida. Fischio finale, fischio per tre volte, finita. È finito il tempo a nostra disposizione. Già. Ebbene sì, colpa di Toto Kamen. Toto Kamen. Toto Kamen. Allora... Grazie. C'è la testa là, quei ricci colorati, quella salata. Ma siamo seri. Grazie a Salvatore Cagliazzi. Buonanotte, buonanotte. Ci vediamo lunedì, però con la Champions ci vediamo a febbraio sperando. Va bene. Corrado Saccone, grazie Conrad. Buonasera a tutti, grazie a voi, sempre per l'invito. Grande Corrado. Grazie. Ora vola, grazie a lui, anche il Pomigliano femminile in Serie A. Battuto il Milan. Quando c'è qualità, la qualità rende ovunque. Nella dimostrazione, Gennaro Scarlato. Ciao Gennaro. Ciao, buonanotte, grazie Silvio. E grazie a Italia Media. E la devo dire una cosa. Vai. Nonna, ma che orecchie grandi che hai. Aveva ragione Cappuccetto Rosso. Perché? Per le orecchie di Ostigard. È vero. Ragazzi, ho capito che è tardi, però vi voglio più reattivi, insomma. Ti hai fregato, a Tutankhamen siamo finiti là noi. A Totokhamen ci vediamo noi invece sabato. Noi ci vediamo sabato dalle ore 17, Energia Azzurra. Ciao. Grazie ai colleghi che in maniera irreprensibile hanno curato la parte tecnica. E simpaticamente anche a voi per averci seguito. Buonanotte a tutti, ciao.